Si intitola Bloccanti della pubertà. Parlano le famiglie, questo servizio di Nina Pannieri che è stato proposto in data 23 aprile 2024. Beh, la brava Nina va a farci venire a conoscere, diciamo così, ben quattro persone, i cui nomi sono Greta, Zoe, Emma e Viola, con le relative famiglie. Proprio per andare a cercare di capire, quindi comprendere come sarebbe stata la loro vita prima di prendere i cosiddetti bloccanti della pubertà e come invece è attualmente parlando. Beh, sembra proprio che proprio i bloccanti della pubertà, sembra, ripeto sembra, è una mia opinione, siano stati molto utili perché comunque queste persone non si sentivano nell'identità che Dio gli ha dato, che i genitori gli hanno dato, ad esempio un bambino non si sentiva bambino, una bambina non si sentiva bambina, un ragazzo non si sentiva ragazzo, una ragazza non si sentiva ragazza, di conseguenza avrebbero assunto questi cosiddetti bloccanti della pubertà per evitare proprio che potessero, diciamo così, far corrispondere a livello anche di identità e di genere, identità personale, quello che madre natura ha dato loro, va bene? È stato un ottimo servizio, tutti sembrano abbastanza felici, eppure però si piomba in una certa, chiamiamola, incertezza, va bene? Perché comunque questi bloccanti forse potrebbero essere banditi dal punto di vista della sanità italiana, se non vado errato. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, tutti sembrano abbastanza gioiosi e giocosi, felici e soddisfatti del fatto che questi bloccanti sono stati molto utili, proprio per andare a bloccare lo sviluppo della crescita, oppure dello sviluppo, chiamiamolo intimo e fisico. Iscrivetevi, commentate, ciao da Andrea.